Ciao a tutti bella gente di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su una nuova demo e questa volta siamo su Used Cars Simulator, quindi ci troveremo in una simulazione riguardante, mi sa, un rivenditore di macchine usate. Il gioco è pesantuccio, 10 FPS, spero che mi sta registrando tutto bene. Ma vedremo un po'. Andiamo a iniziare una nuova partita. Già ho provato qualcosa. Eccoci qua all'interno del gioco e c'è il benvenuto, diciamo, degli sviluppatori che ci dicono che in questa demo potremo trovare solo alcune delle meccaniche. L'accesso anticipato che arriverà più avanti quest'anno avrà molte più meccaniche. Quindi questo gioco mi sa che la versione definitiva di questo gioco mi sa che uscirà molto molto più in là. E va bene, intanto proviamo questa demo. Rimuovi le assi dalla porta del ripostiglio. Va bene. Primi passi. Abbiamo 7.000 dollari, gettala fuori come si deve, ma in che senso? Ah, la spazzatura. E dove la gettiamo? Qua. Oh, ma c'è una poverella. Ma la poverella la conserviamo. Aspetta, poverella, aspetta qua. Devo gettare la spazzatura. Anzi, la getto qua, nella natura, dai. Ma sì, a chi se ne frega. Dobbiamo trovare gli altri sacchi della spazzatura. Beh, li mettiamo qua, dai. Entriamo, vediamo cosa c'è in questo ripostiglio. Cos'è questo? Interessante. Ci sono le varie postazioni di lavoro. Lasciamo tutto così per ora. Ecco, questa è spazzatura, sì. Proviamo il lancio del peso, ma sì, gettiamo tutto, chi se ne frega. Ah, cioè come siete sporchi. Ok. E fino a qua ci siamo. Poi scegli un nuovo nome per il marchio. Ma possiamo scegliere anche il colore. C'è un bel rosso. Così. Ci costa 50 dollari questa modifica. Ok. Guardate che bella. Fantastico, fantastico. Comunque, salta sul carro attrezzi, ok. Estendi e ritrai la rampa del carro attrezzi. Perfetto. Ok. Vai a Rainy Vale. Ok, andiamo.
Ai, dobbiamo girare a destra. No, no, dobbiamo andare dritti. Ok. Scusi. Eccoci arrivati. Acquista la tua prima auto. Ma qui. Bella questa, eh? Va bene. Come faccio a uscire? Ok. Ma questa è un'auto di lusso. 600. 6.000. 545 dollari, ok. Sì, vorrei comprare la tua auto. Un po' di meno, dai, prendila con 5.000 dollari, dai. Cos'è? Non mi sembrava d'accordo. Bella però, bello questo stile. Scusi signore, ma basta dire no. Non c'è bisogno di fare tutto lo casino. Ok. Per 6.000 dollari ve l'abbiamo fatta. Ok, trasporta l'auto nel tuo capannone. Ciao ciao, alla prossima. Ma è un catorcio, ma cosa. Beh, 6.000 dollari questo coso, vabbè. L'abbiamo rotta già. A me. Ok, riportiamo la macchina al capannone. Se ne parla però fra un secolo perché ho rotto tutto. Così. Ecco, prendo la scorciatoia che è meglio. Ah, cos'è successo? Ho preso il cactus, mannaggia. Mannaggia cactus, ok. La mia prima macchina, guardate che bella, eh. È un gioiellino. Ok. Io aggiungerei macchine usate e sfasciate da Paolo. Raccogli rottami nel deserto. In che senso? Ci sono rottami? Con questi rottami dobbiamo riparare danni con un martello di minimo 59%. Ecco qui il martello. Ah, è un po' tutto rotto. Dove martelliamo, martelliamo, ripariamo. Ok,
Lo sportello è a posto. Ok, paraurti. L'abbiamo riparata abbastanza. Lava la tua macchina almeno 65%. Ok, diciamo che ora. Ora la macchina è più presentabile, diciamo. Dipingi la tua macchina ad almeno un 50% di copertura. Ok. Birra, pollo, ma. Ah, possiamo anche mangiare. Questo sì. Di che colore la facciamo? Cosa sto facendo? Sto creando un mostro. Vabbè. Direi di lasciarlo così, è una macchina bicolore, diciamo particolare. Fai tre foto alla macchina, e quindi abbiamo pure uno smartphone. Giustamente dobbiamo presentarla ai potenziali clienti. Come faccio lo zoom? Allora, facciamo una foto da dietro, così. Ok, una davanti, più o meno, e non so come fare lo zoom. Vabbè. Perfetto, e poi una di lato, così. Metti un annuncio per la tua auto, quindi prendiamo il tablet, eccolo qua,
E vendi un'auto, eccolo qui, si chiama Ford Must, richiesta alta, quindi è molto ricercata, preannuncio. È del 1967, quindi quasi come nuova. E qui c'è il motore, cavalli, assicurato no, vabbè, documenti di immatricolazione, rubato no. Il tuo prezzo, allora noi l'abbiamo comprata per 6.000 dollari, quindi la venderemo per 9.900. Ok, mettiamo le foto, io direi di pubblicare questo annuncio e aspettiamo richiesta media, cambia sempre, cambia. Che è successo? Ah, ma hanno acquistato già la mia macchina, è a me nel tempo. Bravissimi. Porta l'auto dell'acquirente. Ma come faccio a capire che è stata acquistata? Non si sa. Non si sa, vabbè, vabbè, portiamo l'auto dell'acquirente, preferibilmente non rompendola durante il tragitto. L'acquirente è 1 chilometro, ok. Piano, no. Dove stiamo andando qua, scusa? Ah no, giusto, giusto, era strano. Dai. Per fortuna non abbiamo fatto danni. Ecco qui. L'acquirente, parcheggiamo la macchina. Ok, c'è da guardare? Sono curiosi. Ah, ma lui la vuole comprare per 6.500 dollari? Eh no, carissimo. Nene. Minimo mi devi dare 9.000. Ottomilacinque. Ottomila. Gli è piaciuto? No. Però mi sembrava più convinto. 7.800. 7.700, dai. Offertissima. E 7.300. Almeno ci guadagniamo 1.000 dollari. Hai realizzato il mio sogno. Spero mi durerà a lungo. Non penso. Comunque, buona fortuna e auguri. Buongiorno. Vuoi fare un lavoro per me? Non ispira molta fiducia, però rispondiamo di sì. Spero che tu abbia comprato un'auto prima di iniziare. Ho due lavori, ma posso dartene solo uno. Vuoi quello legale o illegale? Per ora cominciamo con quello legale, dai. È una situazione delicata, non c'è bisogno della forza bruta. Un pacchetto speciale nascosto con astuzia alla stazione di servizio. Ma siamo sicuri che è legale? Io ho qualche dubbio. Perché deve essere nascosto sto pacco? Vabbè, speciale. Tuo compito prenderlo, nessun rumore, nessun pasticcio. Ma quasi è diventato GTA sto gioco?
Cerca di far filare tutto liscio, va bene. Sarà un pacchetto di sigarette, forse, non lo so. Non lo so. Se questo è illegale, quello illegale che cosa prevedeva? Va bene. Ok, andiamo alla stazione di servizio. Prendiamo la scorciatoia, dai. Ah, ma se... a me sembrava la stazione di servizio. La centrale elettrica dovevamo andare. Ah, che pacchetto è, scusate, andiamo. Ah, ma qua è. Ok. Riporta il pacchetto, ok. Senza sapere cosa c'è. Riporta il pacchetto al capo del parco delle roulotte. Scusi, facci passare, grazie, con gentilezza. Scorciatoia. No, non c'è bisogno della scorciatoia. La strada, così, scorciatoia, no, questa è una grande scorciatoia, eh. Ok, cambia se ne va per i fatti suoi. Sì, ho preso il pacchetto, caro. Tenga, tenga. Sapevo di poter contare su di te. Resteremo in contatto per il prossimo lavoro. Grazie per aver giocato alla demo. Ok, quindi mi sa che è finito tutto. Sì, ecco, abbiamo finito la demo e questo più o meno è il gioco. Certo, ancora siamo proprio agli inizi, sicuramente nel gioco completo ci saranno tante altre meccaniche, tante altre sfumature, forse tante altre cose da fare, vedremo, vedremo. Comunque è un gioco interessante. Vediamo come proseguirà lo sviluppo e chissà se riporterò questo gioco più in là sul canale. Probabilmente sì, vedremo. Comunque ragazzi è davvero tutto, grazie per l'attenzione, spero che il gioco vi sia piaciuto. E va bene così ragazzi, da Paolo e dal capo delle roulotte è davvero tutto e ci rivediamo alla prossima e come sempre in mille altre avventure. Ciao!